Riprendiamo in questa trasmissione. Innanzitutto vi ricordo che questa sera c'è il MUT a Montegrotto Terme e il giorno 23 settembre presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito dell'equinozio d'autunno. Il rito dell'equinozio d'autunno, a proposito, un messaggio particolare a Anna Maria. Alcuni del tuo gruppo hanno espresso il desiderio di partecipare a un rito religioso. Per cui Anna Maria, prova a contattare anche quelli del tuo gruppo, se magari organizzate un'automobile per venire a Jesolo sabato 23 settembre per il rito dell'equinozio d'autunno. Vedete voi, insomma. Niente, questo, e poi niente, vi ricordo che sono in lavorazione le riprese del film Sacrificio, se non sbaglio, fatto, a cui ha partecipato alla lavorazione anche Francesco, nella veste di boia, per cui sono molto curioso di vedere Francesco in quella veste, così mi. E in ogni caso, penso che di quel film, che dovrebbe essere un film su un processo ad una strega o alle streghe, e ne verrà fuori fra poco, insomma, penso che verrà distribuito, adesso vedremo all'interno di che circuito e in ogni caso vedremo anche di parlarvene. Un'altra cosetta invece per la radio è domenica 17 settembre dalle ore 15:30 in poi. Giorgio Occhio di Lince sarà in sede radio per raccogliere le vostre contribuzioni volontarie per salvare Radio Gamma 5. Un grazie a tutti voi per la vostra generosità. Ciao a tutti, ed è un comunicato questo della radio. Cioè, mi disturba sempre quando vengono fuori dei cristiani a pretendere che le persone si mettano in ginocchio davanti al loro Dio, quasi fosse un diritto, e non si rendono conto che invece è un retaggio della società monarchica assoluta. Un retaggio che appartiene a un altro mondo. Ho scritto una volta un pezzo, poco tempo fa, non mi ricordo più se un NG di internet, in cui ricordavo che esistono delle persone anziane, no? Persone di 80 anni, che quando passa il sindaco per strada, almeno io ne ho viste alcune, oppure un prete, e si levano il cappello e abbassano la testa in segno di deferenza. Bene, quel gesto è un gesto di una gravità immane. Cioè, la persona anziana che fa quel gesto è una persona educata ad essere oggetto di possesso, ad essere sottomessa. È una persona educata a considerare se stessa una bestia. Cioè, nel nostro sistema giuridico, all'interno della nostra Costituzione, le persone sono una uguale all'altra. Ora, il fatto che il magistrato faccia una sentenza, abbia un ruolo istituzionale, nel momento in cui ha quel ruolo istituzionale, svolge quelle funzioni, è un magistrato, è un'istituzione. Ma nel momento stesso in cui cessa di svolgere ruolo istituzionale, è una persona qualunque, una persona con cui possiamo avere un buon rapporto o un cattivo rapporto, una persona che possiamo vivere amichevolmente oppure anche in contrapposizione, ma è una persona. Vi ricordate quel cavalletto che quella persona lanciò contro Berlusconi e subito si gridò attentato al Presidente del Consiglio? E invece quella persona fu scarcerata perché non fu un attentato, ma fu un gesto violento. Ma non fatto al Presidente del Consiglio, ma fatto al signor Berlusconi. Cioè era il signor qualunque, non era un'istituzione. Bene, questa necessità di voler imporre la deferenza a qualcuno, devi essere rispettoso rispetto a Dio, devi essere rispettoso rispetto al pazzo di Nazareth, devi essere rispettoso, è un atto criminale. E le persone non si rendono conto, perché purtroppo ai principi della società civile, ai principi costituzionali, ai principi civici che devono reggere la comune convivenza, si sostituiscono a regole di morte e di oppressione
che sono quelle cattoliche, attraverso l'educazione, attraverso il condizionamento educazionale. Ed è l'oggetto anche della trasmissione di questa sera, in cui parleremo delle sentenze della Corte di Cassazione e come le sentenze della Corte di Cassazione in realtà stanno spezzando quello che è l'orrore del cristianesimo, il terrorismo imposto dal pazzo di Nazareth, dal macellaio di Sodoma e Gomorra. E vediamo, questa sera penso di fare le ultime tre sentenze, come queste sentenze siano sentenze di origine politeista, cioè di origine di quel principio che sopra l'individuo non c'è un altro individuo, ma c'è la legge, c'è la regola sociale. Non siamo padroni di un altro. E vedremo come le condanne che vengono fatte, ne parleremo di tre condanne stasera, il film Moglie amante, marito condannato, la Corte Cassazione apre le coppie di fatto. E l'altra sentenza costrinse la moglie a pulire in ginocchio, Cassazione, condanna giusta e violenza. Queste tre sentenze che vengono fatte dalla Corte di Cassazione, di cui parleremo stasera, e sono le ultime tre del ciclo che ho messo anche in rete, in internet. A proposito, vi ricordo che io continuo a caricare internet, cioè nel senso che voi potete accedere a un sacco di lavori in internet. Per esempio, ho fatto dei lavori sui sacrifici umani, la pratica del cristianesimo, del cattolicesimo e dei sacrifici umani, che ho messo in internet. Sono due pagine, abbastanza anche importanti, perché sono molto ricche di citazioni della Bibbia, e vedere come la necessità della Bibbia sia la pratica del sacrificio umano e come l'ideologia del sacrificio umano è entrata nell'ideologia cristiana. E ho usato anche il libro di Sabatini Moscati, mi sembra di non sbagliare il nome, quei primi studi dei Fenici. Ho tratto alcune cose, insomma, che sono abbastanza interessanti. Comunque sto caricando in continuazione. Vi ricordo un'altra cosa, che in rete, in internet, sul sito www.federazionepagana.it ci sono tutte le fotografie che hanno scattato i pagani della loro partecipazione alla festa dei Veneti a Cittadella. Cioè, ho scattato circa una trentina di fotografie, ne ho fatto una scelta e ho messo le fotografie su internet. Per cui se voi cercate Cittadella 2006, trovate anche le fotografie che abbiamo messo. E inoltre ci sono anche due pezzi, due pagine che sono state aggiunte. Una è il manifesto che abbiamo portato come pagani a Cittadella, che era un invito, uno stimolo alle persone di muoversi, di agire. E l'altro invece è un documento sulla situazione economico-sociale del Veneto, cioè che cerca di far capire perché il Veneto ha queste dinamiche a livello sociale che sono abbastanza strane rispetto al contesto nazionale. Cioè esiste una percezione dei Veneti rispetto a tutta una serie di angherie che avvengono a livello istituzionale, a livello di relazioni personali, che sono estremamente pesanti. E naturalmente le reazioni dei Veneti a tutto questo fanno del Veneto un po' un'anomalia sul piano nazionale a livello sociale. Però se non si capiscono questi meccanismi, qualunque partito politico o qualunque organizzazione sociale o qualunque esigenza che avvenga nel sistema sociale avrà un grande urlo iniziale, cioè avrà un grande esploit iniziale e dopo si ridurrà sempre a niente. E questo purtroppo è il vero. E c'è una pagina appunto su www.federazionepagana.it e anche quello che vi leggerò stasera fa parte, sono sempre pagine che trovate in www.federazionepagana.it. Corte di Cassazione, film Moglie e amante, marito condannato, 21 giugno 2006. La notizia. Meglio non filmare le effusioni sentimentali della moglie con l'amante. La Cassazione ha reso definitiva la condanna per diffamazione nei confronti di Angelo A., un 56enne di Molfetta che, in via di separazione dalla moglie, l'ha filmata in effusioni con un altro uomo. Il filmino è stato recapitato ai suoceri, accompagnato da una telefonata di insulti alla signora. Per la Corte le immagini del flirt, accompagnate dalla telefonata ingiuriosa, configurano il reato di diffamazione. Commento.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione continua la definizione della morale propria della Costituzione della Repubblica in contrapposizione, in antitesi alla morale imposta dai cattolici. Qual è l'oggetto del contendere fra la Chiesa Cattolica e la Corte di Cassazione? Il concetto di famiglia. Come si concepisce la famiglia all'interno del dettato costituzionale? La Chiesa Cattolica concepisce la famiglia come un'entità il cui fine è la procreazione e la manipolazione mentale dei ragazzi al fine di sottometterli alla Chiesa Cattolica stessa. La Corte di Cassazione concepisce la famiglia come un'unità di intenti fra più persone che affrontano in maniera diversa unità di intenti fra più persone che affrontano in maniera diversa e solidale la loro vita. Per la Chiesa Cattolica le finalità della famiglia sono la procreazione e la manipolazione mentale. Per la Corte di Cassazione è il benessere e l'autodeterminazione dei singoli individui. Si tratta di una visione della famiglia in netto contrasto, visioni che danno vita a scontri interpretativi sul ruolo e le relazioni delle persone all'interno della famiglia. In questa sentenza la Corte di Cassazione interviene nella relazione fra i coniugi, mettendo in discussione uno dei principi fondamentali della concezione cristiana della famiglia. Infatti, affinché possa essere attuata la manipolazione mentale dei ragazzi all'interno della famiglia in funzione della Chiesa Cattolica, è necessario che la famiglia sia organizzata in maniera verticistica, un'organizzazione che porti alcune persone della famiglia a rinunciare alla propria libertà e alla propria autodeterminazione in funzione del membro della famiglia che essi identificano come un'autorità interna. Il concetto di famiglia come nucleo della società è un concetto che apparteneva alle antiche società ed era funzionale all'organizzazione dello Stato. Il capo famiglia aveva una funzione giuridica e politica, non era il padrone dei familiari. In ogni caso non era concepito come tale, anche se aveva il compito di far osservare le leggi. Con l'avvento del cristianesimo, lo schiavismo del possesso assoluto della persona, il controllo della persona mediante il controllo della propria sessualità, la santificazione e l'assolutismo della gerarchia familiare, diventano altrettanti dogmi santi, ordini del Dio padrone, sui quali interviene la vita sociale delle persone. Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore, perché il marito è capo della donna come Cristo è capo della Chiesa, del cui corpo egli è il Salvatore. Come la Chiesa è soggetta a Cristo, così le donne stiano soggette in tutto ai loro mariti. Paolo di Tarso, lettera agli Efesini 5:22. Le donne d'età abbiano un santo decoro nel loro comportamento, non siano maldicenti, non dedite al vino, siano invece maestre nel bene, sicché sappiano insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e i propri figli, ad essere prudenti, caste, affezionate alla casa, buone, soggette ai loro mariti, affinché non si dica male della parola di Dio. Paolo di Tarso, lettera a Tito 2:3. E ancora, come in tutte le chiese dei santi, le donne nelle riunioni tacciano, perché non è stata affidata loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono essere istruite in qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli un'assemblea. Forse è uscita da voi la parola di Dio o è giunta soltanto a voi? Se uno crede di essere profeta o avere i doni dello Spirito, riconosca che quanto scrivo è un ordine del Signore. Se qualcuno non lo riconosce, non sarà riconosciuto. 1 Corinti 14, 34-38. E ancora. Voglio tuttavia che sappiate questo. Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è il capo della donna e Dio è capo di Cristo. 1 Corinti 11:3. Anche quando la legge civile modifica l'ordinamento giuridico, passando dallo schiavismo al dipendente salariale, in realtà lo schiavismo, specialmente quello familiare, continua praticamente immutato per volere divino imposto dalla Chiesa Cattolica.
Frugando fra i documenti di una piccola città a lei molto familiare, Evelyn Soulereau ha fatto un calcolo. A 80 km da Parigi, un comprensorio che nel XVIII secolo abbracciava 15 villaggetti e una cittadina, su circa 2.500 donne che vi vivevano, 5.502 erano definite en condition, vale a dire una donna su 5 era una domestica. Alla fine del XVIII secolo il servaggio era ancora diffuso in tutta Europa. 10 anni prima della rivoluzione francese esistevano in Francia, secondo la Soulereau, 1 milione di servi e serve. Esistevano, bisognerebbe chiarire, quali estremi relitti del mondo feudale. In latino servi erano stati chiamati gli schiavi. Da Donna e serva di Armanda Guiducci, edizione Rizzoli, pagina 133. Questa ultima frase, in latino servi erano chiamati gli schiavi, e vi ricordo che è una delle truffe con cui è tradotta la Bibbia. Cioè ogni volta che nella Bibbia si parla del servo di, andrebbe tradotto in maniera corretta lo schiavo di. Infatti il Gesù di Nazareth è solo uno sporco schiavista, tanto per essere chiari. Andiamo avanti. Da questo alle trasformazioni sociali introdotte dal diritto di famiglia nella giurisprudenza italiana. Si tratta di un processo di uscita dall'assolutismo cristiano che comunque continua ad essere imposto nell'immaginario sociale ad opera della Chiesa Cattolica, che non solo vuole ignorare il diritto di famiglia, ma lo vuole combattere per poter meglio manipolare mentalmente le emozioni dei ragazzi. La Chiesa Cattolica deve offrire ai ragazzi l'immagine della madre sottomessa ed obbediente al marito, in quanto questa posizione garantisce uno dei più efficaci fattori di manipolazione mentale e familiare. Una madre che rivendica i propri diritti di donna e di persona spezza la manipolazione mentale che costringe il bambino in ginocchio davanti al crocifisso. Se è al padre che la Bibbia si rivolge affinché manipoli mentalmente il figlio, è la madre sottomessa che offre il modello al figlio affinché si adegui al concetto di manipolazione mentale imposta dal padre. Dal Deuteronomio della Bibbia. E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore. Insegnali. Nota bene, il termine esatto è inculcali ai tuoi figli. Parlane loro quando te ne stai in casa tua e quando cammini per via e quando ti corichi e quando ti alzi. Legali come un segnale alla tua mano e ti siano come frontali tra i tuoi occhi. Scrivili sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. Questo è un ordine di manipolazione mentale dei ragazzi del Deuteronomio 6:6-9. Le continue denunce di Ratzinger contro chi tenta di applicare la famiglia secondo il dettato costituzionale, secondo il dettato costituzionale, sono finalizzate a garantire alla Chiesa Cattolica una sorta di impunità nella sua attività eversiva. Eversione sociale attraverso la manipolazione mentale dei ragazzi, attraverso il controllo e la sottomissione della donna all'interno della famiglia gerarchicamente determinata dalla Chiesa Cattolica. Per questo motivo sono importanti quelle sentenze che liberano la donna dall'essere madre serva per diventare persona e donna. Ed è in questo senso che va la sentenza della Corte di Cassazione, condannando il marito che aveva filmato e ingiuriato la donna colta in effusioni amorose con un altro uomo. La donna è una persona che manifesta dei bisogni, non la serva. Dal momento che la donna si sottrae dalla funzione di serva, dal momento che non sei in grado di rapportarti con una persona, ti abbassi ad ingiuriare. Molti passi avanti sono stati fatti col diritto di famiglia per uscire dall'imposizione dell'orrore cattolico, e la Corte di Cassazione continua a sentenziare in favore delle persone e contro la famiglia dei ruoli, tanto cara a Gentaglia come Ratzinger. E vi ricordo che questo personaggio, questo marito, ex marito, aveva filmato la moglie mentre stava col proprio amore, cioè a fare le sue cose, per cui chiaramente la Corte di Cassazione ha voluto dare un segnale ben preciso. In pratica la famiglia deve essere un rapporto fra persone, non un modo per possedere le persone, e un modo per possedere le persone è il concetto di famiglia che ne ha la Chiesa Cattolica. E qui apriamo infatti un altro argomento sempre sulla famiglia, ed è un'altra sentenza della Corte di Cassazione
del 14 luglio del 2006. In questa sentenza, che è una sentenza abbastanza normale, la Corte di Cassazione fa presente che esiste un problema di giurisdizione sulle coppie di fatto, cioè sui cosiddetti Pax, dove in questo momento si stanno scontrando io voglio i Pax, io non li voglio, io voglio i Pax, io non li voglio, e quasi nessuno sa esattamente che cosa siano questi Pax. Poi vi darò una notizia di giornale dove con una sentenza hanno riconosciuto un Pax e vedrete anche voi cosa significa riconoscere un Pax. Allora, la notizia: sentenza su un risarcimento, estendere i Pax ai diritti familiari. La Suprema Corte apre le coppie di fatto, i Pax sono le coppie di fatto. La Cassazione ha proprio voluto dare una svolta alla giurisprudenza e per la prima volta ha sancito che in caso di morte per incidente di una persona cara, l'eventuale risarcimento per danni morali spetta anche ai nuovi parenti. L'indicazione del principio cade volutamente su una pronuncia che riguarda genitori sposati. È dunque palese la sollecitazione al governo e al Parlamento. La terza sezione civile interviene nel dibattito sui patti civili di solidarietà, osservando che l'attuale movimento per l'estensione della tutela civile, i Pax, conduce appunto all'estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in comune. Dunque la Corte spinge in favore delle famiglie di fatto e sottolinea che prima o poi anche i nuovi parenti chiederanno dei risarcimenti. Commento. Uno dei compiti della Corte di Cassazione è quello di avvisare il legislatore di cosa sta avvenendo nella società civile e segnalare le esigenze che si stanno manifestando. L'uscita dalla concezione della famiglia cattolica comporta un riconoscimento dei diritti delle persone in quanto persone e non in quanto membri di famiglie tradizionalmente intese. I sentimenti sono manifestazione della persona. Le relazioni personali che vengono troncate sono un danno al di là di come quelle relazioni erano certificate all'interno della società civile. La Corte di Cassazione dice al legislatore: la Carta Costituzionale riconosce dei diritti alla persona a prescindere da quelli che sono i legami certificati da un matrimonio. Noi, come Corte di Cassazione, nel caso che qualcuno si rivolgesse a noi per chiedere giustizia per un danno ricevuto, pur senza avere legami matrimoniali, ma solo affettivi con un'altra persona deceduta o che ha subito qualche danno, saremo costretti ad applicare la Costituzione e a riconoscerne i diritti. Tu, legislatore, provvedi ad elaborare una legge che medi all'interno della società civile. Se non lo farai, le nostre sentenze diventeranno un punto di riferimento interpretativo per la società civile. Il matrimonio, nella funzione in cui storicamente è stato concepito, è superato dalla giurisprudenza sociale. Al centro della vita sociale non c'è la famiglia, ma la persona. Ed è un concetto che i cristiani non capiranno mai. La persona, a prescindere dalle sue scelte e dalle sue relazioni specifiche. Per la Costituzione della Repubblica, ogni scelta di vita che viene fatta dalla persona nell'ambito delle proprie specificità e delle sue possibilità di scelta è sacra, insindacabile e inviolabile. Queste affermazioni della Corte di Cassazione vengono a scontrarsi con la società cristianamente intesa, una società che nega la persona per esaltare il suo Dio, una società che deve costringere la persona a dei comportamenti predeterminati al fine di dimostrare la verità dogmatica espressa dal suo Dio padrone. Queste affermazioni della Corte di Cassazione vengono a scontrarsi con una classe politica che, pur di attuare il voto di scambio, preferisce appoggiare e giustificare la Chiesa Cattolica nelle sue pretese, anziché applicare il dettato costituzionale rispettando i propri doveri. Ma tanto, che ne sanno i bifolchi dei diritti loro spettanti? Ma tanto, che ne sanno i bifolchi del significato e delle possibilità che danno loro i diritti che loro spettano? Ma tanto, ci pensa la Chiesa Cattolica a costringere i bifolchi in ginocchio a pregare e supplicare, a chiedere la carità, anziché essere istruiti sulla funzione e sulle relazioni che hanno all'interno della società civile? Tanto meglio, per i politici cattolici, inventare bugie, agitare spauracchi di qualche pericolo incombente o di qualche fine del mondo. Lo fece il senatore Amintore Fanfani, voi non lo ricordate, ma io sì che lo ricordo. Durante la campagna politica per il referendum sul divorzio, per il confermativo del divorzio, in totale appoggio alla Chiesa Cattolica. Se la campagna per il referendum sul divorzio fosse durata un altro poco di tempo,
Questo personaggio avrebbe dichiarato che se passava il divorzio ci sarebbe stata la fine del mondo e l'imminente giudizio universale. Tanti erano le stupidaggini che ha sparato. Le convivenze, i patti civili di solidarietà, sono di fatto la forma sulla quale si sta organizzando la società civile. Da quando è entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia, le relazioni gerarchiche all'interno della famiglia sono cessate. Non si tratta più di costituire una cellula fondamentale della società, ma la famiglia diventa un riunirsi di persone con diritti personali separati che assumono l'uno verso l'altro degli impegni pur mantenendo la propria separazione in quanto persone. La famiglia non è più una gerarchia, ma un'unità di intenti al fine di affrontare in maniera solidale la vita. Col nuovo diritto di famiglia, la famiglia cessa di avere dei doveri nei confronti della società. Quei doveri sono assunti da singola persona, al di là che questa persona assuma su di sé dei doveri di solidarietà o meno nei confronti di un'altra persona. Ciò che viene a variare nella società civile sono gli effetti della manipolazione mentale come storicamente si era sedimentata. In pratica i ragazzi non hanno più come modello la madre angelo del focolare, ma assumono come modello una madre che è donna con delle passioni e dei desideri. Un modello legato da vincoli affettivi che rimane legato fin tanto che i vincoli affettivi sono attivi. La Chiesa Cattolica perderà quell'attività di manipolazione mentale dei ragazzi messa in atto nella famiglia da lei tanto voluta e auspicata. Questo comporta una trasformazione sociale in senso pagano-politeista. Le persone vengono sottratte al principio del dovere per costruire la loro vita per quanto è possibile legato al principio del piacere, almeno per quanto riguarda le imposizioni di carattere familiare. La tensione che porta a questo tipo di relazioni attraversa l'intera società civile e in un primo momento si manifesterà in un aumento dei divorzi e delle separazioni legali. Si tratta dell'inizio, una società le cui persone devono schiarirsi le idee in quanto affrontano le nuove relazioni sociali completamente disarmati e inconsapevoli delle regole. Le regole le impareranno un po' alla volta, errore dopo errore. La Corte di Cassazione ha il dovere di indicare questa trasformazione sociale in corso, segnalarla ai politici, in quanto le richieste della popolazione vanno in quella direzione, una direzione che è compresa e sollecitata dalla Carta Costituzionale, che spinge l'individuo sociale consapevole ad emergere affinché si imponga nella società civile in contrapposizione all'individuo massificato. L'individuo massificato è l'individuo cattolico, che per imposizione della Chiesa Cattolica rinuncia al proprio libero arbitrio, rinuncia ad affrontare la vita attraverso la propria consapevolezza per assumere quale metodo di misura le categorie di giudizio imposte dalla Chiesa Cattolica. Proviamo a capire il pensiero della Chiesa Cattolica e per esordire da quella stessa enciclica che quasi unicamente mira a rivendicare la divina istituzione, la dignità sacramentale e la perpetua indissolubilità del matrimonio, resti innanzitutto stabilito questo indiscusso e inviolabile fondamento, che il matrimonio non fu istituito né restaurato dagli uomini, ma da Dio autore della natura e da Gesù Cristo redentore della medesima natura, fu presidiato da leggi e confermato e nobilitato, le quali leggi perciò non possono andare soggette avver un giudizio umano e avver una contraria convenzione nemmeno degli stessi coniugi, cioè non gliene frega niente dei coniugi, Pio XI, enciclica Casti Connubi, 31 dicembre 1930. E ancora, se nonché contro tutte queste insanie sta immobile, venerabili fratelli, la legge di Dio, da Cristo amplissimamente confermata, e che non può venire smossa da nessun decreto degli uomini, opinioni di popoli o volontà di legislatori, quello che Dio ha compiuto l'uomo non separi, Matteo 19,6. E se l'uomo ingiuriosamente si attende a separarlo, il suo atto è del tutto nullo e resta immutabile quanto di Cristo apertamente confermò. Chiunque rimanda la moglie e ne sposa un'altra è adultero, e chi sposa la rimandata da suo marito è adultero.
Luca 16,18. E queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio, anche quello soltanto naturale e legittimo, giacché ad ogni vero matrimonio spetta quell'indissolubilità per la quale esso è sottratto, quanto alla soluzione del vincolo, all'arbitrio e ad ogni potestà laicale. Pio XI, enciclica Casti Connubi, 31 dicembre 1930. La Chiesa Cattolica ha finito per fare del matrimonio, della relazione fra le persone, veri e propri campi di annientamento umano, una sorta di galera legittimata alla soppressione dell'individuo. Per la Chiesa Cattolica il matrimonio è come l'embrione, serve per distruggere la vita di donne e uomini, serve per distruggere il loro impegno civile a maggior gloria del proprio Dio assassino. Da qui parte una rivolta della società civile, il cui scopo è bloccare l'orrore cattolico, liberando le persone da imposizioni e pesi psicoemotivi che tendono a distruggere la loro esistenza, dall'approvazione della legge sul divorzio al nuovo diritto di famiglia, alle sentenze della Corte Costituzionale fino alla conferma del cambiamento dei costumi segnalata dalla Corte Costituzionale alla classe politica. Viene individuato il percorso di trasformazione della società che passa da un insieme di individui massificati, sottomessi a dogmi e incapaci di responsabilità soggettiva, ad una società di persone responsabili e consapevoli delle loro scelte. I patti civili di solidarietà non sono altro che un riconoscimento di questa trasformazione sociale in corso, che volenti o nolenti è del tutto inarrestabile. Nessuno più vuol tornare nel campo di sterminio qual è la vita familiare cattolicamente intesa. Forti e feroci sono le aggressioni del mondo cattolico alla società civile. La Chiesa Cattolica ricatta i politici, come in data 21 marzo 2006, quando il Gazzettino scrive a proposito di Ruini: a 20 giorni dalle elezioni politiche il Cardinale Camillo Ruini, presidente della CEI, nella riunione iniziata ieri pomeriggio del Consiglio Permanente Episcopale, ribadisce quanto ebbe a dire nella sessione di gennaio: la Chiesa, come clero e organismi, non si lascerà coinvolgere in nessuna scelta di schieramento politico o partitico, pur non rinunciando a riproporre ad elettori ed eletti i contenuti irrinunciabili fondanti sul primato della persona e della sua centralità, che significa porre particolare attenzione su tematiche che nella situazione attuale meritano speciali considerazioni significative. La prima, porre particolare attenzione su tematiche che nella situazione attuale meritano, questa è una ripetizione, merita speciale considerazione. Quali sono queste tematiche? Distruggere la libertà della donna sottomettendola alle esigenze dell'embrione, costringere le persone a soffrirne mediante il dolore atroce in prossimità della morte, distruggere l'autodeterminazione degli uomini della società civile impedendo la nascita del riconoscimento delle relazioni mediante il riconoscimento di situazioni di fatto che vengono denominate patti di solidarietà sociale. Perché la solidarietà sociale, quando non è offerta dall'organizzazione Chiesa Cattolica mediante la carità e umiliazione delle persone, è quanto la Chiesa Cattolica odia e disprezza. Oppure l'intervento di Ratzinger, a cui i politici prezzolati, il cui scopo è la distruzione dei principi costituzionali, si sono immediatamente allineati speranzosi di qualche voto. Si vanno accreditando soluzioni giuridiche che per le cosiddette coppie di fatto, che pur rifiutando gli obblighi del matrimonio pretendono di godere di diritti equivalenti. A volte, ha soggiunto Ratzinger, si vuole addirittura aggiungere ad una nuova definizione del matrimonio per legalizzare le unioni omosessuali, attribuendo ad esse anche il diritto all'adozione dei figli. Dalla Repubblica, 14 maggio 2006. L'odio che ha la Chiesa Cattolica per la società civile è eversivo, e il fatto che i politici prezzolati ne appoggiano l'attività diffonde la sensazione che si è davanti a un tentativo di eversione dell'ordine democratico e costituzionale in particolare. E forse è proprio recependo anche questo pericolo che la Corte di Cassazione ha fatto un forte invito ai politici affinché abbandonino l'attività eversiva della Chiesa Cattolica e siano maggiormente deferenti alla Costituzione e alle norme di diritto, riportando l'Italia nell'ambito dell'Europa. Marghera, 30 luglio 2006. E di questo riconoscimento delle coppie di fatto, in realtà noi abbiamo una sentenza anche locale, una sentenza locale che riconosce le coppie di fatto. E siccome questa sentenza è avvenuta anche qua a Venezia, se non mi sbaglio,
sarà bene che ne diamo almeno la notizia, vediamo un attimo se la trovo, ma dovrei trovarla perché mi sono preparato un po' di notizie, ma come al solito quella che cerchi è sempre l'ultima che salta fuori, no? Ecco, beh, questa no, non è questa, eccola qua. No, niente, è della Repubblica, non è del Gazzettino, sbagliato. Però è di Venezia. Riconosciuto il danno morale, venuto meno l'appoggio di solito assicurato nella coppia. Vive per 40 anni con il fratello, marito, lui muore in incidente, lei viene risarcita. Allora, questi erano una coppia di fatto, cioè fratello e sorella, che vivevano insieme, che avevano una solidarietà reciproca nell'affrontare la vita. Lui muore in un incidente e lei viene risarcita, e viene risarcita come se fosse la moglie. E questo è un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, perché quello che sfugge alle persone, alla propaganda cattolica, è che le coppie di fatto non sono semplicemente omosessuali che si mettono insieme, ma sono tutte quelle situazioni familiari, madre, figlia, fratello, sorella, anche amici che vivono assieme e che fondano la loro vita in maniera solidale. Perché? Perché i costi degli affitti sono cari, perché i problemi dell'esistenza sono tanti, perché le bollette bisogna pagarle, perché ci sono tutta una serie di perché. E tutte queste persone, quando in due comincia a dividerti un affitto che sono 700 euro al mese e ti prendi 700 euro di stipendio, ti muore l'amico che ne tirava fuori 350, chiaramente ti trovi col culo per terra a dover pagare praticamente col tuo lavoro tutto quanto l'affitto, cioè tutti i soldi d'affitto. Cioè, in realtà esistono tutte queste situazioni, oppure anche situazioni di assistenza medica, nel senso che uno si ammala e l'altro gli porta da mangiare, lo assiste, e un altro va in galera e quest'altro lo assiste, cioè... Riconoscere che esiste fra le persone un tipo di rapporto che va al di là della semplice conoscenza, ma va a toccare proprio la solidarietà della vita. Queste sono le coppie di fatto. E purtroppo la Chiesa Cattolica ha ammazzato un sacco di gente per impedire il riconoscimento delle coppie di fatto. Se voi non sapete, Jan Hus fu bruciato vivo, perché Jan Hus non rinnegò le tesi di Wirkleft. E nelle tesi di Wirkleff c'era il diritto di persone anziane di vivere assieme per aiutarsi quando si è anziani. Ebbene, questo per la Chiesa Cattolica era un delitto, perché il vivere insieme, la Chiesa Cattolica a parte lo concepisce soltanto come andare a letto assieme, ma andava fatto solo in funzione dei figli. Perché per la Chiesa Cattolica le persone sono bestiame, bestie. E vanno bruciate, e Jaas fu bruciato vivo per questo. Per cui vediamo chi abbiamo di fronte come Chiesa Cattolica quando rivendichiamo dei diritti. Andiamo avanti ancora. Oltretutto vi ricordo che l'imperatore garantì per Jaas, e la Chiesa Cattolica, per screditarlo davanti all'imperatore, con la solita diffamazione dei cattolici, fece finta che Jaas scappasse per poterlo poi bruciare. Vabbè, lasciamo perdere questo, va. Corte di Cassazione. Vediamo un'altra sentenza, sempre relativa alla famiglia, visto che ormai siamo in chiusura, e vorrei anche chiudere con le sentenze a Corte di Cassazione per cominciare qualcos'altro la prossima volta. Costrinse la moglie a pulire in ginocchio, Cassazione, condanna, giusta, è violenza, 19 luglio 2006. La notizia: non si può costringere la moglie ai lavori domestici, non a pulire il pavimento di casa in ginocchio, significa senza dubbio umiliarla e vessarla. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti inflitta a Torino ad un marito violento. Ogni giorno costringeva la moglie a mettersi in ginocchio per lavare i pavimenti. Quando Mirka, esasperata, fuggì, lo accusò di una serie di reati, minacce, ingiurie e violenze nei confronti suoi e del bambino. Nel 2005 i giudici di merito hanno giudicato Marco C., nato a Torino, colpevole, ma lui ha fatto ricorso in Cassazione lamentando che la prova dei maltrattamenti era stata desunta dal fatto che la moglie aveva abbandonato la loro casa.
La sesta sezione penale ha respinto l'istanza. Non ci fu abbandono della casa coniugale. Perché, afferma la moglie, la moglie lasciò la casa col bambino per raggiungere quella dei genitori senza neppure vestirsi completamente e senza portare il denaro con sé, tanto che il biglietto ferroviario le fu pagato da un militare mosso con passione. Dunque, è reato umiliare la propria moglie imponendole le pulizie. In sede civile sarà quantificato il risarcimento per la moglie e per i figli maltrattati. Alle ultime inaugurazioni dell'anno giudiziario, il primo presidente, Nicola Marvulli, ha più volte sottolineato un preoccupante aumento dei reati in famiglia contro le donne e i bambini. Le statistiche ufficiali evidenziano un incremento attorno al 120%. Bene, questa è la notizia, però vi faccio notare che l'incremento attorno al 120% significa che siamo in un passaggio fra una società cattolica verticistica che umilia le persone all'interno della famiglia e il tentativo di avere quella famiglia fatta da persone che hanno relazioni in quanto persone, che è la famiglia del futuro. Per cui siamo all'interno di questo movimento sociale e purtroppo esistono tutta una serie di problemi. Purtroppo l'educazione cattolica sta tentando di distruggere l'uomo sociale. Commento. Si tratta della famiglia che piace tanto a Ratzinger, quella per il quale è disposto a distruggere la società civile italiana grazie all'appoggio di politicanti prezzolati pronto alla pratica del voto di scambio. E a soffrirne è una società civile in cui i principi costituzionali sono disprezzati e nascosti alle persone che sono costrette a vivere esperienze distruttive. Ma l'enormità dell'aumento dei reati all'interno della famiglia da cosa è dovuto? Forse perché oggi siamo in un momento sociale di transizione, si va verso il nuovo assetto della società, si esce da un vecchio assetto che costruiva situazioni sociali distruttive e il nuovo si presenta e così molte persone chiedono giustizia. Ma proviamo a leggere una situazione psicologica prodotta dalla famiglia ratzingianamente intesa. È proprio circa la restituzione del dono, legame antico che saldava l'uomo alla donna. La donna vive illusione controcorrente a quella società di cui fa parte senza esserne veramente parte, senza esercitarne gli scambi reali, né conoscerli, priva di denaro e priva di potere contrattuale. L'uomo, infine, il suo uomo di questa società fa parte integrante, così le attese e le esigenze risultano spaccate nelle coppie stesse. Gli uomini e le donne vivono due esperienze troppo opposte, la conflittualità invade la convivenza, restano forme, discorsi, ma la reciprocità del dono è spezzata, il dono non ha creato quel circuito di restituzione umane che la donna, nella sua psicologia così anomala, così preindustriale, si aspettava. Allontanata dal mondo della produzione, restituita alla casa, indotta da ideologie mistificatrici e opportunistiche stupidamente inerziali, a restare in quella psicologia, vittima dei propri slanci, cosciente delle proprie mutilazioni. Solo quando è troppo tardi, nello sforzo impari di una convivenza problematica, la donna sposata sta attualmente pagando prezzi psicologici altissimi alla società industriale. Dai suoi primordi questa è stata spietata nei suoi confronti. Un tempo alle donne in fabbrica, la fabbrica infliggeva pesi e vergate, adesso alle improduttive nelle case infligge tutte le conseguenze psicologiche del disprezzo e dell'emarginazione. Intanto la cultura si è complicata, l'analfabetismo è sparito e proprio sul versante del dono, dell'erogazione degli affetti, della presenza morale, dell'attenzione, dell'assiduità psicologica, dell'intervento accorto e sottile, degli equilibri più delicati, alla donna viene chiesto di più, molto di più. Da Donna e Serva di Armanda Guiducci, edizione Rizzoni. Questa visione è quanto sta abbandonando la società civile. La serva ha consegnato le sue dimissioni e Ratzinger è furioso. La Corte di Cassazione sta provvedendo a distinguere il lecito dall'illecito nelle relazioni familiari. Censura l'illecito promuovendo la persona. L'individuo in sé, in contrapposizione all'individuo qualificato dal ruolo. Ed è attraverso la divisione, l'accettazione dei ruoli, che avviene la rivolta della donna, che la Corte di Cassazione ha dibattuto. Un ruolo che viene rotto, il ruolo della serva. Un ruolo che viene afferrato, il ruolo della persona. La Corte di Cassazione
ha riaffermato con forza questo concetto, ha voluto sottolinearlo con decisione. La famiglia costituzionalmente intesa non è la famiglia in cui i soggetti rinunciano al ruolo di persone, come vorrebbe Ratzinger, costringendo vigliaccamente le donne in funzione dell'embrione e sottomessa all'uomo ed edita alla manipolazione mentale dei suoi figli. Essa stessa, modello di questa manipolazione mentale. Ratzinger ottiene il massimo del piacere dalla perversione delle sue richieste criminali alle persone della società civile, che le persone muoiano nel dolore, senza poter scegliere una morte rapida. A questa donna Ratzinger ha detto: partorirai nel dolore, vivrai nella miseria e morirai soffrendo. Come sempre è avvenuto nel corso della storia, ogni processo di trasformazione sociale vede come nemico la Chiesa Cattolica e la sua necessità di imporre i dogmi criminali di Gesù di Nazareth. Ogni volta che le società civili necessitano di un po' di libertà, il loro nemico è sempre la Chiesa Cattolica e tutti quegli imbecilli che, mettendosi al suo servizio, pensano di trarne qualche vantaggio. Ciò che essi rinunciano è alla loro stessa vita, ma che serve a ripeterglielo 100.000 volte? Vivono l'attimo presente come un assoluto, come se la morte e il deperimento fisico non li sfiorasse. Vivono nell'illusione dell'immortalità e finiscono per supplicare il prodotto delle loro illusioni, quel Dio buono e assassino, affinché li aiuti nella disperazione. Loro, padroni degli uomini, loro, esecutori della volontà del Dio padrone, loro, i saccheggiatori della società civile. Così Ratzinger si scaglia contro quella scienza che ha fornito prove che Ratzinger è solo un volgare truffatore. Come lo è la sua idea di creazione, come lo è la sua idea di Dio che spaccia come se fosse una dose di eroina, con violenza e ricatti. Violenza e ricatti sostenuti da una classe politica compiacente. Così nell'articolo viene scritto: alle ultime inaugurazioni dell'anno giudiziario, il primo presidente Nicola Marfulli ha più volte sottolineato un preoccupante aumento dei reati in famiglia contro le donne e i bambini. Le statistiche ufficiali evidenziano un incremento attorno al 120%. Aggressioni sempre più violente, organizzate da Ratzinger. Bullismo imperante nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzato da Ratzinger. Si tratta di rappresentazioni nella società civile dei modelli educazionali cristiani, e i cristiani si identificano tutti nel loro Dio padrone, da Berlusconi al bulletto della scuola. È lo stesso modo di essere, dallo spacciatore di eroina a chi butta una donna nelle spazzature. È lo stesso modo di essere. Identificazione col Dio padrone, col pazzo di Nazareth, delirio di onnipotenza, un vecchio discorso, l'operaio versato in fabbrica, impotente nel far valere le proprie ragioni, che sfoga in famiglia il proprio delirio di onnipotenza, il macellaio nazista che sfoga il proprio delirio di onnipotenza facendo funzionare le camere a gas, e che in famiglia è un bravo marito e un padre modello. È il terrorismo sociale, quel terrorismo che pesa come un macigno sugli esseri umani e che li spinge a scuotersi, generando a loro volta contraddizioni sociali più o meno violente. Il vero problema è che quando guardiamo una società civile ci identifichiamo in giudici che analizzano i processi di trasformazione e non ci rendiamo conto del dolore e delle rabbie che hanno attraversato tutti i protagonisti delle trasformazioni sociali. Mirka, la donna di questa notizia, non è altro che una delle centinaia di milioni di donne che sono state vessate in famiglia, una delle tante milioni di donne alle quali vigliaccamente gentaglie come Ratzinger hanno chiesto di rinunciare al loro essere una persona per diventare oggetto di loro proprietà nel sistema sociale. Bestiame che hanno usato per ricattare altro bestiame e riaffermare il proprio potere di dominio e di controllo della società civile. La schiavitù per la Chiesa Cattolica deve continuare ad esistere in ambito familiare. Solo in questo modo può continuare a vessare le persone, ed è contro questo che ha sentenziato la Corte di Cassazione. Ma alla fine delle sentenze della Corte di Cassazione cosa resta nella testa di un poliziotto o di un carabiniere? Nulla, o quasi nulla, perché non gli interesserà nulla di cosa e come ha sentenziato la Corte di Cassazione. Per un poliziotto o un carabiniere è troppa fatica leggersi le sentenze della Corte di Cassazione. Preferirà offendere la società civile ricordando quello che ha imparato mentre veniva istruito dai criminali di Ratzinger. Come in tutte le chiese dei santi, le donne nelle riunioni tacciano, perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono essere istruite in qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa. Perché è indecoroso che una donna parli in un'assemblea? Forse è uscita da voi la parola di Dio? O è giunta soltanto a voi?
E se uno crede di essere profeta o di avere i doni dello Spirito, riconosca che quanto scrivo è un ordine del Signore. Se qualcuno non riconosce, non sarà riconosciuto. 1 Corinti 14, 34, 38. Si tratta di destabilizzazione sociale messa in atto da poliziotti e carabinieri. Già, perché per avere una sentenza di giustizia della Corte Costituzionale sono necessarie spese di avvocati e anni di attesa conditi da rabbia, aspettative. Mentre il poliziotto e il carabiniere agisce nell'immediato, nel sociale, direttamente sugli uomini con la violenza della sua carica istituzionale. E il poliziotto e il carabiniere, anziché avere davanti agli occhi la Corte, la Costituzione della Repubblica e la stella a cinque punte, come simbolo della Repubblica, come il suo, col suo significato e i doveri che gli dovrebbero ricordare, ha davanti a sé il crocefisso col quale manifestare la propria sindrome d'onnipotenza e con la quale vessare cittadini inermi. Tanto poi ci pensa il magistrato a condannare le proteste dei cittadini come resistenza pubblica ufficiale. È così che nasce e prolifera il terrorismo sociale e le persone come Mirka possono essere vessate e Marvulli preoccupato per il fenomeno. Chissà perché, si chiederà, con un misto di stupore e un po' di faccia di bronzo. Marghera, 31 luglio 2006. E con questo io ho finito la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E ho finito anche con le sentenze della Corte di Cassazione. E effettivamente devo lasciare anche i microfoni a Stefano perché ho finito anche il tempo. Dunque, vi ricordo che stasera saremo a Montegrotto al MUMN e domani, 23 settembre, saremo invece presso il Borgo Sacro di Jesolo con il rito Magia, Stregoneria, il rito della Federazione Pagana del equinozio d'autunno, scusate ma sto cominciando a perdere un attimino. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.